Qualche giorno fa, la grandissima giornalista Lucia Annunziata è stata ospite di In Onda. Comincio a ridere già adesso. Mimar, fai il serio. Ho capito, ma come fai a fare il serio con quello che ha detto? Shh, non anticipare nulla, sennò poi non guardano il video fino in fondo. Vabbè, ma mi viene da ridere. Ah, sentite che cosa ha detto in merito ai cinesi che vengono in Italia. Io non ho parole. Ma voi vi siete domandati come mai, appena si è riaperto tutto, frotte di cinesi si sono, non so, precipitati in Italia, che mi sembra essere uno... Vengono a bacinarsi. Dei... Ma certamente. Ma voi vi siete domandati come mai, appena si è riaperto tutto, frotte di cinesi si sono, non so, precipitati in Italia, che mi sembra essere uno... Vengono a bacinarsi. Ma certamente. Ma voi vi siete domandati come mai, appena si è riaperto tutto, frotte di cinesi si sono, non so, precipitati in Italia, che mi sembra essere uno... Vengono a bacinarsi. Ma certamente. Ma voi vi siete domandati come mai, appena si è riaperto tutto, frotte di cinesi si sono, non so, precipitati in Italia, che mi sembra essere uno... Vengono a bacinarsi. Ma certamente. I cecchi? Se mi era rimasto un baffanculo così te lo davo. E per finire, lo spezzone completo. Ma voi vi siete domandati come mai, appena si è riaperto tutto, frotte di cinesi si sono, non so, precipitati in Italia, che mi sembra essere uno... Vengono a bacinarsi. Ma certamente, ma certamente. Cioè c'è non un problema di vaccini. I c'è vaccini un problema cinesi di vaccini. Sono... I vaccini sono il problema della Cina. Come vedete, anche la presentatrice scoppia a ridere, perché come si fa a non ridere davanti a una del genere? E anche Telese ride sotto i baffi. Un applauso a Lucia Annunziata, che ci ha fatto fare questa grossa, grassa risata. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.